Perché c'è un piccolo calendario che facciamo tutti gli anni che raccoglie proprio queste immagini qui e ha anche la funzione di supportare la nostra attività culturale, ma c'è anche il coordinamento fra gli artisti, perché poi chiedono giustamente come devono fare il lavoro, ma poi in realtà è un lavoro che è stato fatto nell'assoluta libertà. Anzi, mi sono accorto dopo che si potevano anche utilizzare in verticale questi orologi e mi è mancata questa cosa, perché praticamente questo orologio parte da questo che noi vediamo sulla parete, quello è in pratica una povera spoglia, così come si può anche ricollegare questa a un lavoro che abbiamo fatto in precedenza anche con Patrizio Bianchi. E questo povero orologio che poi dopo è stato trasformato grazie all'inventiva e anche all'arte dei nostri amici artisti della galleria, e il risultato è quello che vedete. Poi dopo cosa si è pensato? Di non tanto per riempire la galleria di altre opere, ma si è pensato di affiancare delle opere che facevano parte del tempo, perché questa è una mostra in pratica sul tempo di lavoro degli artisti. Quindi qua abbiamo anche dei lavori, fra virgolette, vecchi, fra virgolette, datati, ma che però dimostrano che comunque è un gradino, è un punto dove chi lavora con la pittura, con l'arte, con la scultura, poi transita per questo argomento del tempo. Lascio la parola a Patrizio Bianchi, che ho coinvolto... Io per un qualche motivo che non ho capito sono il narratore di Paolo. Nella mia funzione di narratore di Paolo devo dire che ancora una volta lui sta svolgendo questa straordinaria funzione e anche di stimolatore della cultura, ma proprio di eccitatore della cultura ferrarese. Nella cultura ferrarese ha preso il tempo. Questa è una mostra che se noi fossimo in musica si chiamerebbe Variazione sul tema. È come quando sostanzialmente fra fine 600 e inizio 700 c'era un canone che era sostanzialmente una messa da regola, quello che è, quindi con le parole date, e però ognuno ci doveva costruire su delle robe che sono state fuori delle cose straordinarie. La cosa che lui ha messo oggi sul tavolo è il tempo. Se c'è una cosa che non sta più insieme è il tempo. Io faccio sempre un esempio, quindi che me l'ha sentito fare, mi scusa, ma io lo ripeto perché anch'io ho dei numeri fissi, che è il concetto di tempo. Quando eravamo ragazzi, io stavo a Londra e lei stava qui e io le mandavo una lettera e usando il tempo presente dicevo ti penso, mandavo la lettera, lei rispondeva e dopo 15 giorni mi diceva anch'io. Il tempo era così,
Adesso abbiamo un telefonino in tasca, se io ti mando un messaggino e dico dove sei, specialmente se lo mando al figlio o alla figlia dopo le due di notte, dove sei? E questo non risponde, vai subito in ansia. Il tempo è così. A me sembra che questi 12 esempi di variazione sul tema stiano catturando molto del tempo. Giustamente dice la Daniela in quella cosa lì, ma il mio tempo e quello della farfalla sono cose diverse. Così come il tempo di Massimo, un tempo che è tutto esploso. Lui raccontava che ha dovuto spiegare al finanziere, alla frottiera, che cosa pensate voi la fatica che ha fatto. Gli ha detto che è una bomba, allora lui l'ha capita perché l'ha interpretata secondo i suoi criteri. Però di tutte queste opere, la cosa che mi colpisce è il tentativo che fanno questi orologi di inseguire il tempo, cioè tutti di darci la stessa ora. E poco più, poco meno, nessuno lo dà. C'è chi sbaglia, o meglio, chi si prende la libertà di avere un minuto di differenza, chi si prende 12 ore di differenza, ma ognuno segna il suo tempo. Che mi sembra straordinario, perché mi sembra che il tema di questa mostra sia riconquistate il vostro tempo. E questo è l'augurio che facciamo tutti. Adesso si sta zitti, come Renzi, che è candidato. Renzi. E poi
Sì, e poi uno anche per Bersani. Sì. Noi siamo andati d'accordo a fare questa cosa. Chiaro.